Il film si apre con due migliori amiche, la rigida Katie e la promiscua Sloane, che non vedono l'ora di partire per un viaggio fuori città. Lavoreranno per un mese in una fattoria chiamata Ecofield Organic Farm, in modo da poter mettere da parte i soldi per andare a fare una vacanza a New York. Il mattino seguente vengono prelevati da Jason, lo zio poliziotto di Katie, e si fermano a casa sua e della fidanzata per una notte prima di andare alla fattoria. Mentre si sistemano nella nuova casa, Sloane suggerisce di inventarsi dei nomi falsi durante il soggiorno in città. Sloane propone il nome Heather, mentre Katie propone il nome Ripley. Il giorno dopo, lo zio Jason accompagna le due ragazze alla stazione da dove prenderanno l'autobus per la fattoria. Da zio poliziotto protettivo qual è, Jason dice loro che devono inventarsi una parola d'ordine nel caso in cui si trovino nei guai. Il patto è che devono inviare una parola in codice alla fine di ogni messaggio. In altre parole, Jason chiede a Katie di inviargli ogni giorno una parola in codice diversa in ordine alfabetico. La parola chiave del giorno è Apple, mentre quella di domani deve iniziare con la prossima lettera. Dopo la partenza dello zio, le due devono ancora aspettare l'autobus che dovrebbe arrivare tra circa un'ora, quindi decidono di aspettare al bar. Attirano subito l'interesse di due ragazze della zona e finiscono per dividere il tavolo con loro. Le ragazze si presentano con i nomi falsi che hanno inventato l'altra sera, mentre i due ragazzi si presentano come fratelli, Jed e Lucas. I due si offrono di dare loro un passaggio fino al posto di lavoro e sebbene Katie sia inizialmente riluttante, cede alla silenziosa richiesta di Sloane. Salgono tutti e quattro dell'auto blu dei due ragazzi. Tuttavia, le cose non vanno come previsto. Jed passa deliberatamente davanti alla fattoria dove lavorano Katie e Sloane, confondendo le due ragazze. Alla fine arrivano davanti a una casa, dove vengono accolti dalla madre schizzata di Jed e Lucas, che le invita a prendere un tè prima di recarsi alla fattoria. Una volta entrate, Katie riceve un messaggio dallo zio poliziotto e con la parola in codice concordata gli fa sapere che sta bene. Nel frattempo mangiano un po' di torta e bevono del tè, cosa che probabilmente non dovrebbero fare. La loro vista si annebbia quando si scopre che c'è della droga nelle loro bevande. Scappano immediatamente dalla casa per salvarsi dopo aver capito che c'è qualcosa che non va. Purtroppo, Jed e Lucas riescono a raggiungerle quando perdono i sensi e le riportano dentro. Il giorno dopo, Katie e Sloane sono in preda al panico e incatenate in mezzo al bosco. Jed si avvicina a loro e dice che ora vivranno qui, dando loro i servizi di base per sopravvivere, come vestiti, un letto e un bagno. Passiamo alla scena successiva, in cui Katie e Sloane sono ormai vestite e il capo della banda, Boris, si presenta e prende il telefono di Katie per controllare se qualcuno sa dove si trovano. A questo punto scopre che Katie e Sloane hanno mentito sui loro nomi e sulla parola in codice usata nel messaggio. Katie e Sloane sono infine costrette a dirgli che la parola Apple è una parola di sicurezza. Boris manda quindi un messaggio falso allo zio per far sembrare che stiano bene, aggiungendo Apple alla fine. Katie e Sloane si preparano a farsi una doccia, ma ad un tratto arriva lo sceriffo della città puntando la pistola sui criminali. La loro speranza svanisce quando scoprono che lo sceriffo è un pezzo di merda che approva il traffico di esseri umani ed è venuto ad abusarne di una di loro. Dopo che il malvagio sceriffo si è sfogato, Sloane va da Katie, che sembra scossa, per tranquillizzarla. Dall'altra parte della città, lo zio Jason si preoccupa perché l'ultimo messaggio ricevuto da Katie contiene la stessa parola di sicurezza usata ieri. Nel bosco, Jed e Lucas accolgono un altro cliente che da questo momento in poi chiameremo ragazzo trasandato. Qui si prende in braccio Sloane e la porta all'interno del container. Non sorprende che il tipo trasandato sia un po' psicopatico, che gode vedendo la sofferenza della ragazza. Tornando allo zio poliziotto, decide di chiamare il posto di lavoro di Sloane e Katie e scopre che ieri non si sono presentate alla fattoria. Convinto che siano nei guai, si precipita a cercarle. Nel frattempo, la giornata di Sloane e Katie sta per peggiorare ulteriormente, perché il prossimo cliente che si presenta è ancora più malato di prima. Jed e Luke scoprono la testa delle ragazze con un sacco quando il prossimo cliente si avvicina. Il tizio con la maschera da maiale prende Sloane e la porta dentro. Dopo che se n'è andato, tocca a Katie tranquillizzare una Sloane scossa. Non sappiamo con certezza cosa le abbia fatto il tizio con la maschera da maiale, ma Sloane appare molto traumatizzata. Nella scena successiva, lo zio Jason raggiunge l'ufficio dello sceriffo e si trova faccia a faccia con il perverso tizio che ha abusato della sua nipote in precedenza. Si scopre che lo zio non è solo un semplice poliziotto, ma anche un agente dell'FBI. Egli esprime le sue preoccupazioni ed è convinto che la nipote e l'amica siano state rapite. Per rendere la trama ancora più interessante, per qualche motivo lo zio decide di dire allo sceriffo che sa che sono nei guai perché Katie non ha usato una nuova parola in codice nell'ultimo messaggio inviato. Più tardi nel bosco, ovviamente lo sceriffo informa i rapitori del fatto che lo zio di Katie è un agente dell'FBI e che Katie ha mentito loro sulla parola di sicurezza. Non volendo che l'FBI fichi il naso nel loro traffico di esseri umani, il capo Boris dice a Jeff di ucciderle entrambe e di gettare via i loro corpi. A loro insaputa, Katie sta spiando la conversazione. Nel frattempo, lo zio decide di visitare il bar dove ha lasciato Katie e Sloane l'ultima volta. Chiede quindi al barista cosa sa. Il barista ricorda con precisione il tipo di veicolo con cui Katie e Sloane sono andate via.
Il giorno dopo, Katie dice a Sloane che i rapitori hanno intenzione di ucciderle, poco prima che i rapitori arrivano insieme al tizio trasandato. Lasciano quindi l'uomo trasandato a sorvegliarle con le chiavi delle catene. Katie coglie l'occasione per sedurlo, una volta avvicinatasi abbastanza, gli squarcia la gola a morsi. Le due ragazze procedono quindi a liberarsi dalle catene. Non molto tempo dopo, lo sceriffo arriva sulla scena, presumibilmente per ucciderle. Ma proprio mentre scende dal veicolo, Katie e Sloane entrano nell'auto della polizia e si allontanano. Tornano in città e si recano al negozio di ferramenta per prepararsi al loro piano di vendetta. Osservando gli oggetti che comprano, capiamo che le loro intenzioni sono molto crudeli. Chiedono al cassiere se conosce Boris, il boss della banda criminale, e il cassiere dà le indicazioni per arrivare alla sua casa. Dall'altra parte della città, lo zio Jason continua la sua indagine visitando l'ufficio dell'assicurazione auto della città. Inventa una storia di collisione accidentale con un'auto blu e chiede a chi appartiene. Nel mentre Boris torna a casa spensierato. Si scopre che Katie e Sloane lo hanno sorpreso di nascosto e gli lanciano addosso un mucchio di palline da tennis chiodate, ferendolo gravemente. Ora che le carte in tavola sono cambiate, Boris implora la sua vita e arriva persino a offrire i suoi soldi in cambio di risparmiargli la vita mentre è legato sul tavolo. Proprio in quel momento, lo zio Jason si ferma davanti alla casa di Boris. All'interno, Katie e Sloane iniziano a interrogarlo sull'identità dell'uomo con la maschera da maiale. Quando Boris si rifiuta di rivelarla, Katie e Sloane prendono un oggetto lungo e appuntito che hanno costruito e glielo infilano nel di dietro. Quando lo zio Jason entra finalmente in casa, sembra che Katie e Sloane se ne siano andate e lui assiste alla vista di Boris morente. Jason sente il rombo del motore dell'auto e si precipita fuori. Nella scena successiva, lo sceriffo informa lo zio Jason che Boris non ce l'ha fatta. Sempre più preoccupato, lo zio Jason decide di provare a chiamare il telefono di Katie, ma sente uno squillo nella tasca dello sceriffo. Rendendosi conto che la sua copertura è saltata, lo sceriffo estrae la pistola. Katie e Sloane si fermano davanti a una chiesa e scopriamo che il tizio con la maschera da maiale è in realtà il prete della città. Sloane fa il suo ingresso in chiesa e si trova faccia a faccia con il suo stupratore. Con l'aiuto di Katie, le due migliori amiche fanno perdere sensi al bastardo. Mentre Katie e Sloane si allontanano in auto, vediamo che ora sono felici e spensierate. Ma quando si fermano e scendono dal veicolo, si scopre che il tizio con la maschera da maiale, alias il prete, è stato trascinato per terra per tutto il tempo. Come colpo finale, li versano addosso della benzina e li danno fuoco prima di andarsene. Mentre le due ragazze sembrano stare bene, lo zio Jason è ora tenuto prigioniero dallo sceriffo, ribaltando la situazione. Ancora peggio, sembra che lo sceriffo abbia catturato altre due giovani donne. Per fortuna, Katie e Sloane sono arrivate in soccorso. Leggono lo sceriffo e lo torturano con una roulette russa. Capiamo quindi che le due ragazze sono diventate delle sadiche squilibrate, ma è giustificabile dopo il trauma che hanno dovuto subire. Lo sceriffo inizia a proclamare quanto sia dispiaciuto proprio quando Katie lo finisce con un colpo alla testa, di fatto regalandole una morte veloce rispetto a quella dei suoi compagni. In seguito, Katie e Sloane liberano le donne e chiedono loro di liberare lo zio Jason nell'altra stanza. Successivamente, Katie e Sloane fanno visita alla casa della madre di Jed e Lucas e decidono di drogarla nello stesso modo in cui lei ha drogato loro qualche giorno prima. La leggono e la portano in cantina, dove Jed è già legato e imbavagliato. Gli spaccano la testa con una mazza da baseball mentre la madre è costretta a guardare. Poi la portano da Lucas, anch'egli legato a una sedia. Tuttavia, invece di picchiarlo a morte, lo slegano, gli consegnano la mazza e gli ordinano di picchiare la madre se vuole sopravvivere. Quando Lucas ci prova ma non trova coraggio, li sparano a morte. In seguito, le due sistemano il suo corpo in modo che sembra che sia stato ucciso. Si scopre che hanno intenzione di incolpare lui di tutti gli omicidi dei suoi amici. Disperata, la madre offre loro del denaro in cambio di risparmiarle la sua vita. Ma invece di risparmiarla, Katie prende il tosaerba e la uccide brutalmente con quello, facendo fuori l'ultimo membro della banda di trafficanti di esseri umani. Nella scena successiva, lo zio Jason si ferma a casa di Katie per andare a prendere lei e Sloane. Sembra che sia passato del tempo. Katie e Sloane vengono accompagnate all'aeroporto e si dirigono entusiaste verso New York. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.